Buonasera. Fiorano e Frazioni pesantemente colpiti dal nubifragio di inizio settimana. A farne le spese soprattutto le aree verdi ed i parchi, dove parecchie piante sono state troncate dalla furia del vento. Una stalla è crollata con le bestie all'interno, salvate dal rapido intervento di volontari e vigili del fuoco. Allagamenti nei pressi delle rotonde e vie interne periferiche trasformate in torrenti. Massiccio l'intervento per le verifiche nelle scuole, mentre adesso c'è la conta dei danni. Completata la riorganizzazione degli orti per anziani a Spezzano. L'amministrazione comunale ha finito le opere necessarie consegnando i lotti. Prevista un'associazione collaborativa tra l'area di Fiorano e quella di Spezzano. Ecco cosa dice il vice sindaco Marco Biagini. Assessore, si completa l'idea, il progetto che avevate sugli orti di Spezzano, dove veramente avete messo in campo, si può dire, un po' di ordine. Sì, esatto, ordine è un po' stata la parola che ci ha guidato dall'inizio, perché era un po' di anni insomma che il comune non si faceva presente, non si palesava insomma agli orti di Spezzano, con anche qualche problema rispetto insomma alla convivenza civica tranquilla di quartiere. Abbiamo deciso insomma di accompagnare gli anziani anche a una consapevolezza rispetto a questo, e quindi di chiedere loro insomma di fare ordine, di togliere tutti un po' gli abusi e le cose piccole o grandi insomma che nel tempo erano fiorite senza insomma rispettare le regole. E devo dire insomma che la situazione attuale è davvero molto diversa, fa davvero tutta un'altra figura, e anche insomma gli anziani sono molto più contenti insomma di quello che si sta verificando. E contemporaneamente abbiamo anche chiesto loro insomma di fare un passo in avanti, e quindi di non avere più un rapporto privilegiato e singolo con il comune, ma di costituirsi assieme ai loro colleghi di Fiorano in un'unica associazione. Questo è un passo avanti supplementare, perché si tratta di oltre 50 lotti tra Fiorano e Spezzano, e quelli futuribili che possono nascere, mi sembra, anche in territorio di Fiorano tra non molto. Esatto, sì, tra Fiorano e Spezzano sono circa 50-55 lotti, altri 20 circa ne nasceranno a Fiorano, sempre nella zona del cimitero, accanto a quelli per anziani, e parliamo di lotti molto grandi, perché a Fiorano sono di circa 80 metri quadri l'uno e a Spezzano di poco più di 50, e la volontà è un po' quella insomma di investire in questa nuova forma di convivenza civile che nasce un po' nel passato per dare una possibilità di creative anche di inserimento sociale agli anziani, e che oggi invece diventa sempre più importante anche per le nuove generazioni, per le persone che sono senza lavoro e anche per tutte quelle fasce insomma di fragili, dai disabili alle persone richiedenti asilo, a persone insomma che hanno qualche difficoltà di relazione, perché possono entrare in contatto con la terra e con delle altre persone, tutto in un contesto insomma di comunità. Hai detto comunità, mettere d'accordo spezzanesi e fioranesi anche negli orti è facilissimo? Non è semplice, come tutte le volte insomma che si parla di andare a toccare qualche campanile, ma devo anche dire insomma che la cosa poi che aiuta è uscire dalla teoria dei libri, un po' anche dalle macchiette che delle volte ci costruiamo, e avere una relazione sana tra le persone. Quindi a quel punto scompare la propria identità, o diciamo viene messa un po' da parte in secondo piano tra spezzanese e fioranese, e a quel punto sono tutti coltivatori di orti. Buona riuscita per la Guazza Ex Sans Van, che ha visto tantissimi anziani riuniti nel segno della continuità di un'iniziativa entrata nel calendario cittadino. Festa grande nella chiesa di Ubersetto per la celebrazione eucaristica del cinquantennio di sacerdozio di Don Angelo Lovati. Il sacerdote alla fine si è soffermato coi fedeli ricevendo tanti auguri. Passeggiata tra Calanchi e Salse domenica mattina. Ritrovo alle 8.30 al parcheggio del Pioppo, nella riserva delle Salse, e trasferimento a Monte Gibbio con mezzi propri. Seguirà un percorso guidato lungo la vecchia via Marzola, Nirano, fino a Catassi. Pranzo al sacco e adesioni scrivendo a salse.nirano@fiorano.it. Passiamo allo sport. Impresa per l'atleta fioranese Matteo Pigoni nel corso della Cortina Trail. La gara di 48 km con un dislivello di 2600 metri è stata completata in 4 ore, 28 minuti e 52 secondi, record assoluto. Pigoni ha dato 10 minuti di distacco al secondo arrivato. Anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci a venerdì.